attraverso la prevenzione. Sono le parole del presidente nazionale della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, dottor Francesco Schittulli. Parole pronunciate per la settimana nazionale della prevenzione oncologica che partirà il 13 marzo per terminare il 21. Una settimana per la prevenzione oncologica, una settimana che mira a far capire, a diffondere in modo capillare, attraverso svariate iniziative, il valore proprio della prevenzione come metodo di vita. Che cos'è la prevenzione? È l'adozione di stili di vita corretti e soprattutto l'assunzione di una sana alimentazione. Ne parliamo con una volontaria della LILT, la giovane dottoressa Eleonora Bruno. Ma cosa dobbiamo intendere per sana alimentazione? Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio la giornalista Sandra Cerbone. E per sana alimentazione dobbiamo intendere prevalentemente un'alimentazione equilibrata, quindi una dieta varia, un regime dietetico ricco e vario, soffermandoci in modo particolare su quella che viene definita dieta mediterranea, oggi una delle diete più studiate al mondo. In realtà non si tratta di un regime dietetico e quindi di una dieta dimagrante, ma di uno stile di vita, un modello che debba essere al centro della nostra vita, proprio perché mette in comunicazione anche e soprattutto l'aspetto fisico con la salute mentale. Quindi è importante proprio creare una correlazione tra questi due fattori. Infatti si parla spesso di cervello come secondo intestino, proprio perché l'intestino è collegato al cervello attraverso il nervo vago, quindi dobbiamo comprendere l'importanza dell'alimentazione e del ruolo che questo può avere in ambito sia per quanto riguarda la salute fisica ma anche mentale. E questo modello, quindi questa dieta mediterranea, si basa proprio su quella che è chiamata piramide alimentare. Alla base vi è comunque l'acqua, quindi l'acqua, noi siamo composti per la maggior parte di acqua, infatti dovremmo bere circa 2 litri di acqua al giorno, importante per la nostra idratazione ma anche e soprattutto per eliminare le tossine. Frutta e verdura giornalmente, dovremmo assumerne in quantità almeno 2 volte al giorno. Anche i legumi, soprattutto proprio perché hanno innanzitutto un bassissimo indice glicemico, ma soprattutto vanno a ridurre l'assorbimento anche di glucosio, e questo è un fattore importante proprio perché l'indice glicemico elevato può portare appunto poi al diabete, quindi a problematiche cardiovascolari e quindi può essere un fattore di rischio per l'insorgenza del cancro. Quindi bisogna appunto fare attenzione a questi fattori, anche andando magari a ridurre la quantità di carne, di carni lavorati, di salumi, di insaccati nella nostra dieta, proprio perché possono essere anche questi fattori di rischio per l'insorgenza di tumori. E ridurre magari la quantità di sale che può portare ipertensione arteriosa ed altre complicanze, invece andando a prediligere magari il pesce che contiene ad esempio acidi grassi essenziali, sono chiamati PUFA, quindi acidi grassi poliinsaturi, che oltre ad avere un beneficio per quanto riguarda le membrane cerebrali anche, hanno un beneficio anche a livello appunto del colesterolo cattivo, quindi vanno ad abbassare questo colesterolo cattivo e sono importanti appunto nella nostra alimentazione, sono dei potenti antiossidanti e quindi è importante creare uno stile di vita, quindi un regime alimentare che possa essere vario, abbinato anche da cereali, quindi fibre che favoriscono anche il transito intestinale, la peristalsi, quindi anche per la digestione sono importanti. E quindi adottare uno stile di vita salutare riducendo magari quelli che possono essere dei fattori di rischio. Quindi importante creare un ambiente interno che possa andare a contrastare un'eventuale insorgenza di cancro.
Abbiamo qui, grazie alla regia, trovato questa situazione così ben apparecchiata. Vediamo agrumi, verdure, il cavolo bianco, limoni, la frutta, le arance, ecco la preziosità delle nostre arance. Ecco, sono alimenti che rientrano nella dieta mediterranea, nella piramide. Cosa diciamo, quindi, quali sono degli alimenti che possiamo individuare che assolutamente devono essere lasciati fuori, se ci sono, oppure quali dobbiamo limitare? L'abbiamo già accennato per quanto riguarda la carne, però ecco, se vuole... È importante fare proprio prevenzione primaria attraverso la nutrizione, quindi andare ad osservare, a comprendere quali siano gli alimenti infiammatori e antinfiammatori. Sono stati effettuati numerosi studi che hanno dimostrato come gli alimenti possano influire in modo negativo e positivo sul nostro organismo e quindi anche sull'insorgenza di un eventuale cancro o la prevenzione viceversa. Quindi gli alimenti che ovviamente sarebbero da evitare, ma comunque li limitiamo, dovrebbero essere quelli, quindi come abbiamo detto, carne rossa, insaccati, salumi, andare ad evitare magari quelle bevande zuccherate che possano aumentare, quindi sempre quell'indice glicemico, ma attenzione anche a quelle bevande con degli slogan zero grassi, zero zuccheri, perché comunque ci sarà un aumento di altri fattori. E andare a invece integrare nella nostra dieta magari quegli alimenti che possano essere considerati antinfiammatori, come frutta e verdura, ortaggi, legumi, abbiamo detto che sono fondamentali, contengono anche omega 6 e importanti sono proprio questi, omega 6 e omega 3, gli acidi grassi poliinsaturi. Gli omega 3 li osserviamo nel pesce azzurro, li possiamo prendere dal pesce azzurro, dalle sardine, e mentre gli omega 6 invece li andiamo ad assumere appunto dagli oli vegetali, dall'olio extravergine di oliva, che è fondamentale, è contenuto anche all'interno del germe della cariosside, quindi dell'embrione di appunto dei semi. E oltre quindi a produrre noi questi omega 6 e omega 3 attraverso poi dei complessi enzimatici che sono gli enzimi elungasi e desaturasi, dai precursori che sono l'acido alfa linoleico e acido linoleico. A proposito degli oli, l'olio d'oliva, questa è una zona molto ricca, siamo fortunati in questo. Perché è così importante l'olio d'oliva? Tanto che la VILT per la Settimana Nazionale della Prevenzione lo ha citato proprio come il caposaldo della dieta mediterranea. Sì, viene considerato proprio il pilastro fondamentale della dieta mediterranea. È una fonte di omega 6, quindi importantissimo per la nostra salute. Il latte invece possiamo dire la stessa cosa? Beh, il latte bisogna solamente imparare ad equilibrare l'assunzione del latte. Magari la mattina si potrebbe prendere 150 ml di latte, sì, e a integrarlo ovviamente magari a colazione, ma anche abbinato con delle fette biscottate, con della marmellata. Però è importante non abusare. Quindi imparare a assumere una varietà di cibo, sì, senza andare ad abusare né dell'uno né dell'altro, compresa ecco, la frutta e la verdura. Quindi varietà colorata. Ecco, una dieta colorata, molto bella questa definizione. E ci resta ecco, da chiedere, per esempio, in una famiglia, ecco, bisogna avere delle diete particolari per ogni componente oppure tutto può andare bene per tutti, non so, anche tra marito, moglie, bambini? Io penso che tutto possa andare bene per tutti, ed è importante però sempre andare a fare un bilancio, cioè calcolare poi il BMI, quello che è importante per la persona, l'introito di chilocalorie che devono essere assunte, però tutti possono assumere ogni tipo di alimento.
Benissimo, noi ringraziamo la dottoressa Bruno e ricordiamo a tutti di fare prevenzione e che la prevenzione inizia a tavola. Settimana nazionale della prevenzione oncologica 13-21 marzo 2021. Dalla LILT vi salutiamo e vi diamo appuntamento ai prossimi video. Grazie dottoressa. Grazie.